Ben 11 menhir si ritrovano disposti a circolo in un giardinetto alla periferia nord di Cavaglià, in provincia di Biella. Qualcuno considera questo tentativo di ricostruire un cromlech la Stonehenge del Piemonte, così come si dice anche per altri siti come i megaliti di Briaglia nel Cuneese. Dico tentativo perché si tratta dell'allineamento effettuato in modo totalmente arbitrario di rocce che originariamente facevano parte di un probabile monumento megalitico situato altrove. Nel corso del tempo sono stati sollevati numerosi dubbi sulla sua autenticità, eppure molti lo considerano addirittura un centro energetico, attirando l'interesse di rabdomanti, radiestesisti, gruppi celtici. Esiste anche un festival dedicato ad essi. Ad ogni modo, pare che tale complesso si riferisca ad un'area sacra preromana. Ma che cosa sono i menhir? Sono dei monumenti megalitici come i dolmen, ma anche i nuraghi, generalmente costituiti da una roccia allungata infissa nel terreno a mo' di obelisco. Li possiamo trovare disposti in file e in circoli. Le loro dimensioni variano da pochi metri fino ad altezze considerevoli, come quello di Loch Maria Kerr, oltre 20 metri, atterrato forse per via di un fulmine. I menhir abbondano in Francia, nelle isole britanniche, in Africa settentrionale e in Italia, ma la quantità di siti megalitici nel resto del mondo è così sorprendente che non hanno mai smesso di stuzzicare la curiosità e l'immaginazione degli appassionati, sollevando numerosissimi interrogativi legati alla loro funzione. Quella del Neolitico è una fase storica caratterizzata da un cambiamento nel modo di vita dell'uomo. A grandi linee possiamo affermare che si fondano i primi centri abitati stanziali, inizia a prevalere il ruolo economico delle famiglie e da cacciatore e raccoglitore l'uomo sviluppa l'allevamento degli animali e l'agricoltura. Si diffonde l'uso della ceramica e in questo contesto i menhir sicuramente avevano una qualche ragion d'essere nel culto dei morti o come simboli religiosi. Sicuramente rappresentavano una qualche struttura di prestigio delle popolazioni locali. Nel corso dei secoli sono state formulate varie tesi mistico-religiose sul loro significato, collegate ai culti druidici o a presupposti astronomici, senza essere tuttavia provati da evidenze scientifiche. Una delle teorie più diffuse di questi luoghi è che ci si possa connettere con la madre terra, o che possiedano proprietà taumaturgiche e in grado cioè di guarire dai reumatismi o dall'infertilità. Nell'ultimo video ho parlato delle teorie degli antichi astronauti. Secondo la pseudo-archeologia, che fornisce le basi per veri e propri movimenti culturali e religiosi, l'uomo del Neolitico non avrebbe avuto gli strumenti tecnologici per innalzare opere così complesse, ma solo l'intervento di una civiltà superiore aliena avrebbe potuto consentire questo balzo tecnologico. Sono ipotesi del tutto inattendibili, nemmeno lontanamente comprovabili, e in tutta franchezza anche una forma di sfiducia dovuta all'ignoranza nei confronti delle sconfinate potenzialità dell'uomo. Vi ricordo che nell'arco di meno 60 anni l'essere umano ha imparato da zero a volare e a viaggiare nello spazio. Ed è un peccato che circolino queste idee, perché i menhir sono indubbiamente fra le più interessanti testimonianze di presenza umana preistorica, come l'arte rupestre che nell'area alpina si è manifestata con incisioni e pitture su pareti rocciose, masse erratiche e appunto menhir, coprendo un arco di tempo che va dal Paleolitico sino a tutta l'età del ferro. Basti pensare alla Val Chiusella o ai massi con coppelle nel Canavese. La storia dei presunti menhir di Cavaglià inizia intorno agli anni 60 del Novecento, con l'urbanizzazione della periferia nord-orientale del comune, il sito originario da cui furono rimossi con le ruspe. Alcuni di essi furono danneggiati, altri probabilmente andarono perduti, ma la cosa peggiore è che purtroppo risulta impossibile ricostruire la loro esatta disposizione. È ancora grazie che l'Associazione Culturale Antica Quercia di Biella e il Gruppo Archeologico Canavesano si siano presi la briga di difenderli. Non dobbiamo pensare tuttavia che si trattasse di un complesso come Stonehenge. Ciò che è stato fatto è forse l'unica soluzione possibile per dare a questi massi una collocazione decorosa in grado di stimolare la curiosità dei visitatori. Diciamo anche che non è il solo caso di dubbia veridicità storica, perché dovremmo citare tanti altri reperti presenti nella provincia di Biella, come la piroga dell'Elvo, che in realtà è un tronco, la stele di Vermogno, le coppelli di Zubiena, fino ai salassi della Bessa, che andrebbero studiati con maggiore attenzione. Una cosa è certa, i megaliti non sono centri di forze misteriose, non sono stati edificati dagli alieni, ma possono essere delle opere in grado di assolvere a diverse funzioni. Parlarne senza basarsi su studi seri concede la libertà di costruire ipotesi che possono portare alla formulazione di teorie prive di fondamento. Basti pensare alle castronerie che si sentono raccontare sul Musinè o sul Maometto di Borgoni di Susa. Al contrario, usando gli strumenti corretti si possono dare delle risposte a domande difficili e a volte dare riscontro anche ad ipotesi apparentemente azzardate. In effetti, in alcuni casi è stato possibile provare scientificamente che alcuni menhir sono connessi con le variabili del paesaggio e i movimenti astrali, soprattutto verso il sole e la luna. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo video!